Allora, siamo qui che tutto avete, certo, che tutto arruffato, ma perché te avete sbudellato sta casa, l'hai rifatta in nome del padre. Eh sì, praticamente sì. Oh, però qui c'è il buio, aspetta, ci metto un po' di luce, non più tanto posso fare. Oh, vedi, oh, se no, qui c'hai la scelta, quindi, allora. E ci vorrà qualche mese. Partiamo, prima di tutto hai fatto la pista e quello è stato bingo. Ci voleva Camillo, non è più come 10 o 15 anni fa che ci arrangiavamo un po' tutti a lavorare, chi in strada, chi da una parte, chi da un'altra, e quando vai a correre tutti hanno la pista e arrivi sempre dietro, poi alla fine è un passo, se vuoi fare questo lavoro, un po' obbligatorio, via. E quella l'abbiamo messa a posto. E quella l'abbiamo fatta. Oh, poi torniamo all'estate passata. I panni. Che ci vuoi tornare a fare? Tanto ormai sono passati. Che c'è da dire? Tanto ci hanno messo un po' una croce addosso e secondo me hanno un attimino esagerato, perché condannare è facile. Ma Camillo, c'ho poco da dire. Quello che avevo da dire e da pensare l'ho già abbondantemente pensato e detto a chi di dovere. Non ho nemmeno tanta voglia di continuare a parlarne, ecco, di quell'episodio lì, tanto è andato, c'è stato, come hai detto te, la croce addosso, me l'hanno messa, me la son portata, era pesante e ora si va avanti. Si va avanti come? Che progetti futuri? A progetti futuri, Camillo, non è che cambio più di tanti progetti di anno in anno, continuo a lavorare come ho sempre fatto finora, continuo ad allenarmi io, ad allenare i cavalli, ho questa, diciamo, aiuto in più della pista che ti permette di lavorare un po' meglio e di avere anche magari più tempo per dedicarsi ad altre cose, perché con i cavalli lavoro un po' in maniera diversa. Quando esci in campagna sei costretto a stare fuori un'ora e un quarto e alla fine non fai la stessa molle di lavoro che magari fai in 35-40 minuti in pista. Quindi ho più tempo rispetto all'anno scorso anche per fare altre cose, e poi faccio sempre le stesse cose, monto a cavallo, mi alleno, faccio palestra e vado a casa e dormo la sera. Allora, come butta questo fagli? Come viene? Come viene? Non mi lamento, nonostante, diciamo, l'annata disgraziata dell'anno scorso, che a luglio è andata come è andata, ad agosto sono rimasto a piedi, non mi lamento degli incontri che ho avuto con le contrade. Porto avanti i rapporti che c'erano, ne sono venuti fuori dei nuovi. Diciamo che per me è un'annata un po' dove si riparte un po' da zero, anche dal punto di vista dei rapporti, magari proprio da zero no, ma abbastanza in prossimità dello zero, ecco. Alcune cose non mi sono tornate e si riparte. Cosa non rifaresti? Cosa non rifarei? Ce n'è tante di cose che non rifarei, ma me le tengo per me. Va bene, allora... Tanto mi fiderei un po' meno delle persone, probabilmente. Sì, sì. Qualche amarezza? Ma io sono una persona molto coerente e corretta, forse per il lavoro che faccio anche troppo. E quando hai fiducia totale nei confronti delle persone che si espongono in una certa maniera, spendono determinate parole, poi se le rimangiano anche di malo modo, è normale che l'amaro in bocca ti rimane, anche perché sono uno sanguigno, ma credo veramente molto nei rapporti che costruisco. E quando viene a mancare poi, diciamo, quella che è la base di come imposto la vita io, ovvero il rapporto umano, ci rimani male. Però anche quelle sono lezioni che ti insegnano. Vedi, se poi avevo voglia di fare cose, di fare parole, fatto cosa. Ora però lo riapriamo e ti fo l'intervista botta e risposta. Fammela.